su skipaschannel.com, Michele Di Dabuto. Benvenuto, amico mio. Grazie, ciao a tutti. Allora, Michele, tu sei tra i, possiamo dire, anziani del gruppo? Come no. No, possiamo, come ti vorresti definire? Giovane promessa. La giovane promessa. Però hai un vissuto con il gruppo importante, hai tanti Sì, ricordi. Io di età sono il più vecchio, possiamo dirlo. Ho cominciato col motocross nel 1981, poi sono andato avanti a fare il campionato del mondo di motocross, supercross, e poi ho cominciato a fare freestyle insieme a Massimo e agli altri nel 2002. Beh, quindi sono tanti anni, sono già 6 anni. Sì, io vado sempre in moto perché ho avuto questa evoluzione che mi ha portato a cambiare lo stile e anche disciplina, sempre con la motocross. Mi diverto e quindi vado ancora. Ma voi quando fate, io vi vedo comunque fate quelle giravolte, il salto mortale, ma quanto tempo ci vuole per preparare? Cosa bisogna fare per imparare una roba del genere? Beh, bisogna andarci per gradi, noi ci siamo un po' condizionati facendo capriole, prima un po' con la bici, un po' con la mini bike, con la gomma a piuma, oppure addirittura in acqua con la bicicletta, tanto per capire cosa significava girare testa indietro. Poi abbiamo provato sempre sulla gomma piuma, con la moto da cross, siamo andati tutti insieme, siamo andati tutti all'ospedale almeno una volta, fortunatamente niente di grave, abbiamo tenuto duro e chi la dura la vince. Dopo, quando cominci a capire il meccanismo, ci vuole solo della costanza, dell'allenamento e della volontà, perché a un certo punto ho visto molti ragazzi più giovani di me avvicinarsi a voler provare questo backflip solo per poter dire che lo sanno fare. Quando hanno preso la prima sdentata, magari avevano le capacità di farle, io vedevo che avevano le capacità, però poi rinunciavano, perché fondamentalmente ormai avevano fatto quello che volevano fare, non volevano più andare avanti, perché la paura comunque è tanta e ti condiziona in questo sport. Capisco. E adesso il binomio di Dabut Skipas ormai è una cosa, direi, quasi da leggenda, e quindi vale la pena un po' di parlarne. Ma il nome di Dabut nel mondo, e forse anche, diciamo, un po' l'FMX in Italia, è importante, cioè viene considerato, a che punto siamo a livello mondiale? Ma diciamo che a livello mondiale comandano ancora un po' gli americani e qualche svizzero europeo, sicuramente Massimo Bianconcini e Alvaro D'Alfara sono i più nostri grossi esponenti e hanno avuto dei grossi risultati anche a podio in Coppa del Mondo. Hanno vinto alcune sfide di WIP, ad esempio Massimo l'altra settimana in Polonia, battendo i più forti piloti del mondo, quindi la Dabut è vista bene, ma soprattutto non per i risultati, per lo spirito che abbiamo noi di coinvolgere altri piloti, facciamo show, organizziamo feste e tutto, e chiamiamo sempre tutti i piloti nell'FMX. Ho visto che, a differenza che nel motocross, dove ho corso per tanti anni, c'è più uno spirito di amicizia e c'è più un'ammirazione verso il compagno che fa un trick strabiliante che non l'invidia oppure la volontà di sopraffare gli altri, c'è più uno spirito di collaborazione, forse perché siamo ancora in pochi a riuscire a fare queste cose qua, o comunque è proprio uno stile, secondo me, di vivere, voler strabiliare gli altri, e ci meravigliamo quando vediamo qualche nostro amico, anche nemico, diciamo, sportivamente, che ci batte, e noi comunque rimaniamo affascinati. Bene, e un'ultima domanda, questa è un po', diciamo, utile agli amici che ci stanno ascoltando in questo momento e che magari verranno a trovarci a Skipas. Che cosa vedranno dei Dabut nei prossimi giorni? Qui sicuramente vedranno la Dabut in forza al 100%, adesso purtroppo manca Alvaro D'Alfara che è appena reduce da un infortunio, io non sono neanche io al 100% perché per un infortunio alla gamba ho appena ripreso ad andare in moto, però con personaggi come Massimo Bianconcini, Vanni Odera e tutti gli altri, abbiamo anche uno straniero che ci rappresenta qua, che è venuto dalla Russia e starà qua per 6 mesi a allenarsi con noi. Ci saranno dei bei trick. Oggi vedevamo Panni che stava tentando di chiudere il backflip cliffhanger, sono tutti trick che, per chi è del settore, capisce di cosa sto parlando, sono, diciamo, al forse top del mondo, alto, difficoltà, diciamo, massimo, rischio massimo, e non, veramente si contano sulle punte di una mano chi riesce a farlo in tutto il mondo. Benissimo, io ti ringrazio molto, Michele, di essere grazie stato con i microfoni, quindi quando verrete, amici, all'ascolto a Skipas, non perdetevi una delle tante esibizioni dei Dabut che faranno. A presto. A presto, ciao a tutti.